Ciao a tutti amici e amiche, benvenuti o bentornati su heavymetalmaniac.it. Allora, oggi parliamo di un album che mi è stato gentilmente mandato dalla My Kingdom Music. Parliamo dell'ultimo album degli In Autumn. Allora ragazzi, io ve lo dico subito, questo è un disco che mi è piaciuto tantissimo. Bellissime anche le confezioni che sta realizzando la My Kingdom Music. Scusate, prima di iniziare la recensione vera e propria vi faccio vedere il digipack, un digipack con tasca, con carta lucida, bellissima anche la copertina, molto molto gotica, e infatti stiamo parlando di una gothic metal band, poi lo vedremo con calma, bello anche il retro, molto evocativo, molto suggestivo e molto elegante anche, e poi abbiamo il libretto con i testi e la band al completo. Va bene ragazzi, dopo che vi ho fatto vedere il CD fisico, che è sempre un piacere per me ricevere o comprare o quello che è, io sono un collezionista, quindi riesco magari anche a parlarne meglio quando ho un prodotto fisico tra le mani, perché il piacere di togliere un CD dalla custodia e metterlo nel mio stereo è sempre impagabile per quanto mi riguarda. Comunque, dicevo, questo disco qui è un disco davvero davvero valido. Stiamo parlando del terzo album per questa band nostrana, terzo album che fa centro completamente. Io non sono molto, diciamo, informato riguardo le uscite precedenti della band, anche se io li conosco praticamente da quando sono usciti, ma non ho ascoltato attentamente i precedenti album, ma questo album sicuramente colpirà al cuore gli amanti del gothic metal, del dark metal, di tutti quei fan di band quali Tiamat, Katatonia e soprattutto Paradise Lust. Proprio soffermandoci su quest'ultima band, i Paradise Lust, sarebbe quasi superfluo dire che questa band trova spesso e volentieri nelle sonorità della storica formazione gothic metal britannica la propria musa ispiratrice. Però ci sono degli elementi nell'album che sicuramente fanno la differenza e rendono gli In Autumn qualcosa di diverso. What's Done is Done è un disco completo, perché riesce a prendere la tradizione del gothic metal, a riportarla in questo disco, ma a metterci qualcosa di nuovo. Questo qualcosa di nuovo in cosa consiste? Ci sono dei momenti che quasi le melodie fanno pensare a qualcosa di post metal in senso generico, non voglio ora stare qui a elencare, sia come la sensazione che non si voglia rimanere ancorati al passato, ma si voglia guardare al presente e al futuro di questo genere musicale, e magari tentando di fare qualcosa che sappia sia di tradizione, ma che sappia anche di qualcosa al passo coi tempi e che cerchi un'evoluzione del gothic metal. Questo è quello che ho percepito io, ovvero di una band che cerca di omaggiare i grandi del genere, ma cerca di andare oltre. In alcuni punti quindi le melodie si fanno molto attuali, quindi si fanno più vicine all'alternative metal e al post metal, come accennavo poco fa, e questa cosa mi è piaciuta molto, perché si va tutto a incastrare perfettamente durante l'ascolto del disco. Oltre alle formazioni che ho già nominato, sicuramente c'è anche qualche riferimento ai Type O Negative. Ma a parte i primi episodi, ad esempio What's Done is Done e Focus, diciamo a partire dalla terza traccia, Lucid Dream riesce a fondere quello che dicevo, il gothic metal, con l'alternative metal più potente e più depressivo. In questo sicuramente una band preparata era d'obbligo per poter realizzare un disco formalmente perfetto e che potesse far combaciare, diciamo, queste due anime. Questo è un quartetto a mio avviso molto molto preparato, che vede questa volta il nuovo cantante Giuliano Zippo completamente a suo agio in queste sonorità darkeggianti, e poi abbiamo una batteria veramente di valore da parte di Marco Liotto, che diciamo è un batterista che si distingue più per il suo riuscire a dare groove, a dare potenza, a dare qualche tocco di eleganza ad un album. Certamente lui non è un batterista che si deve distinguere per velocità o cose del genere, ma si riesce a sentire tutta la sua classe. E sicuramente i riff di Christian Barocco e le sue tastiere anche, perché lui si è occupato sia delle tastiere che delle chitarre, spadroneggiano un po' in tutto l'album. E il suo stile è tipico di questo genere di dischi, ovvero si riesce a districare tra
fasi dove sono le chitarre ritmiche a dettare legge e fasi in cui le chitarre ritmiche vanno a fare quasi da base per poterci poi costruire sopra degli arrangiamenti di gran pregio dati dalle tastiere e dalle seconde chitarre, se così possiamo chiamarle, quindi delle chitarre abbastanza malinconiche, abbastanza oscure, che si poggiano su dei riff molto rocciosi. Quindi abbiamo questa giusta contrapposizione tra chitarre ritmiche e chitarre di arrangiamento e tastiere che si intersecano per formare un disco di grande malinconia e di grande atmosfera. Si riesce anche a carpire e a capire quello che riesce a fare il bassista Diego Polato. Sicuramente l'album si sente che ha una pienezza di suono molto importante, quindi sicuramente il bassista ha giocato un ruolo di rilievo in tutto questo, e la band è riuscita a realizzare un album veramente maturo, forse leggermente derivativo, nel senso che non riesce a dire effettivamente qualcosa di totalmente nuovo, ma come ho detto questo non è assolutamente un difetto, perché comunque quel qualcosa di nuovo che sta cercando di dirci è che il gothic metal si può sicuramente evolvere, e la band lo ha fatto cercando di andare a sconfinare ogni tanto nel metal alternativo e via dicendo. Quindi un album maturo, un album fatto soprattutto per i fan del gothic doom metal, infatti questo va anche sottolineato, c'è molto doom in questo album, molte parti cadenzate, c'è molta malinconia, molta tristezza, molta introspezione, ma i pezzi hanno un piglio moderno che sicuramente farà la felicità di molti. Va bene ragazzi, io con questo ho detto tutto, spero di avervi intrattenuto a dovere e sicuramente di avervi spronato per cercare di invogliarvi ad ascoltare questo album. Un saluto da parte mia, da parte di tutta la nostra redazione, e al prossimo video. Ciao!